Chissà. Chissà se si sente. Prova. Ormai Mani Pulite, nuova sigla di Non Aprite Questo Blog. Fatti in discoteca! Allora, passiamo. Non so quanto tempo ho. Come potete vedere, ho persino le decorazioni natalizie sui vetri della porta. Cazzo ragazzi, che bello il Natale. Vaffanculo a chi dice vaffanculo al Natale. Difendiamo il Natale. Noi siamo i guerrieri del Natale. Viva Babbo Natale. Viva Yule. Come si chiama l'essere che va a picchiare i bambini cattivi dalle montagne del nord? Come state? Grande Thomas Cholin, che è ormai a 20k, 20.000 punti, 20.000 litri di sangue. Grande 80-90, nostalgico degli anni 90 e anni 80 soprattutto. Grande Ciarpamone. I guerrieri della fessa anche, beh certo, ma noi però, se io lo dico, poi se volete non seguitemi, io sono inclusivo, per cui anche i guerrieri del cazzo, per chi è amante del cazzo, non me ne frega niente, io sono amante della fessa, però qui c'è posto per tutti gli amanti di tutto ciò che vi fa stare bene. Per mobbing, dagli anni 80, piscine di champagne, avanti, troie in tanga, parti con la mamma, tutti business, il profeta della banca, faccio business, alzo il getto culi panca. Allora, io ho notato una cosa, che quando, adesso ho abbassato di brutto il microfono, anzi lo abbasso ancora un po', prova, io credo che sia troppo alto, perché mi dà il giallo, prova, ditemi se si sente. Comunque ho notato che riascoltando le live, perché io le riascolto, ragazzi, sono fatto così, mi gracchia un casino sto microfono, forse lo tengo troppo vicino, cioè io non sono esperto di sta merda, quindi ditemi, datemi un feedback, perché questo è un microfono da comunque 80 euro, cioè ve lo faccio vedere. Dovrebbe funzionare bene, ma a me sembra che mi abbiano messo in un tugurio a registrare. Quindi adesso ho abbassato di brutto i volumi, ditemi come cazzo si sente. Adesso facciamo una live molto rocambolesca. Bene. E soprattutto, le prime volte ero riuscito ad avere un effetto con i bassi belli potenti, belli caldi, il suono, sai, tipo DJ, no? Ero riuscito ad avere un effetto così. Mi piacerebbe tornare ad avere questo tipo di effetto, anche perché vorrei che l'ascolto della live sia morbido, piacevole, anche perché io ogni tanto poi svalvolo, urlo, quindi non voglio dar fastidio con delle gracchiate pesanti. Comunque, parliamo un po' di leggiamo un po' di notizie, tipo radio giornale, così per commentare, poi intanto se volete mi chiedete un po' di cose, e poi parliamo dei congiuriani, ma con calma. È un po' volgare sta canzone, è un po' volgare questa trasmissione, questa live. Ho capito una cosa, cioè mi sono iscritto tempo fa a TikTok, ogni tanto gli do un'occhiata, adesso ci sono le live. Ragazzi, tutti vanno in live, tutti, bambini, ragazzini, ragazzine, ragazze, ragazzi, signore, sciuri, tutti in live, dalla mattina alla sera. C'è chi ha 10, c'è chi ha 5, c'è chi ha 3, c'è chi ha 20, c'è chi ha 200 spettatori. Ormai non esiste più il VIP, cioè non esiste più colui che è un VIP.
perché quello è seguito, tipo Gerry Scotti. Cioè, esiste ancora, ma è un rimasuglio di quello che sarà il passato. Si sta un po' distruggendo questo mito del VIP, no? Tutti siamo VIP. Infatti, io quello che sto cercando di portare non è proprio questo, nel senso che, vabbè, mi piace anche fare il simpatico, ma è parlare, cioè portare un contenuto e creare una comunità. Una comunità. Intanto mi bevo un cafferino. Con salute Thomas, tanto lo sai che alla fine dell'anno saremo davanti noi. Scusate, un tavolino piccolo perché c'ho tutto un c'ho il computer che è enorme e il tavolino è piccolissimo. Cosa faccio qua con la luce spenta? Accesa spenta, accesa spenta. Ma non cambia un cazzo. Cioè, si vede pochissimo la differenza. Quasi quasi la tolgo, almeno non mi spara nell'occhio. Allora, ragazzi, grande Ciarpamone. Ma Ciarpamone, ma tu segui anche su altri social? Non aprite questo blog o sei? Perché non ti associo a un altro nick? Fammi sapere. Allora, vediamo un po' di notizie. Che notizie ci sono dal mondo dell'auto? Anzi, no, facciamo così, visto che la live si chiama per l'appunto Anticongiuriani Unitevi, io voglio fare questo. Spiegare una volta per tutte. No, non una volta per tutte, lo dovrò. Ciao Dani, lo dovrò rispiegare 100.000 volte e lo rifaccio. Congiuriano non significa quella persona a cui è piaciuto The Conjuring di James Wan, cioè il film di fantasmini di James Wan. Congiuriano è molto di più, è una persona che persevera, grande watch film, Davide, è quella persona che persevera in una serie di atteggiamenti che sono andato a definire in una lista di 7 fondamenti per riconoscere se sei o se un tuo amico è congiuriano. Il congiuriano numero uno pensa che i Warren, i personaggi riscritti nella storia cinematografica di questo franchise, pensa che i veri Warren siano degli eroi. Ecco, gli Warren non sono degli eroi, sono persone che andavano in casa dei poveri sfortunati che credevano di avere. Credevano, magari avevano veramente delle invasioni di fantasmi. Io non sono, non ho un apparecchio che stabilisce se lì c'erano o non c'erano i fantasmi. Io so che tutto quello che non è dimostrato scientificamente non c'è. E questo è il mio modo di interpretare tutto. Questo non significa che se tu vieni da me e mi dici, ah sì, però potrebbero anche esistere. Sì, ipoteticamente potrebbero esistere, certo, anche perché uno si chiede che fine farò quando morirò, dove andrà la mia coscienza, esiste un'anima? Chi lo sa? Però appunto io ragiono così, ragiono per ciò che è dimostrabile esiste, ciò che non è dimostrabile teoricamente non esiste. Tipo esatto, grande Ciarpamone. Poi arriviamo anche a quello, bravo. Dopo arriviamo anche a quello. Rimaniamo su ogni punto, così facciamo bene tutta la live sui congiuriani. Quindi, questi due soggetti andavano nelle case a imbrogliare le persone. Perché non venitemi a dire cazzate che li aiutavano. Perché questi due furbetti non è che vivevano di rendita, magari o vivevano di rendita, sto dicendo una cazzata. Però andavano là e probabilmente si pigliavano anche qualche compenso per scacciare i fantasmi. Quindi non sono eroi e non posso neanche essere querelato da nessun parente dei Warren perché devono dimostrare che i fantasmi esistono per potermi dire che loro li scacciavano o comunque facevano in modo che l'anima del fantasma tornasse ad avere la sua pace. Ma va a cagare, va. Poi, secondo fondamento, il congiuriano crede che la tavola Ouija funzioni veramente. Qua ci sono due concetti insieme, cioè il credere ai fantasmi,
perché la tavola grande Skull Cage Conjuriani è un film, bravo, perché è giusto dividere il mondo dei Conjuriani, non è il mondo dei film, è il mondo degli idioti. E i film invece sono un'altra cosa. Nel punto 2, il Conjuriano crede nella tavola Ouija è perché crede, uno, all'esistenza dei fantasmi e due, è talmente analfabeta funzionale che non sa che la tavola Ouija è un gioco di società inventato che non ha nessuna storia folcloristica, storica, di nessun genere. Quindi questo punto 2 unisce due aspetti del Conjuriano. Il Congiuriano definisce un film come The Conjuring un capolavoro. Non andiamo prima dei punti, perché sapete che gli anticongiuriani esperti, come Watch Film, sanno quali sono i punti. Poi, terzo punto, al Congiuriano piacciono tutti i film del The Conjuring Universe, quindi non solo i primi due o il primo, che sono film che abbiamo già detto 100 volte. Potenzialmente accettabili, belli. Non è che se uno dice che sono brutti, sono belli, io lo taccio di povero idiota. Anzi, è oggettivamente bravo James Wan come regista e sono confezionati abbastanza bene. Poi, comunque, detto ciò, ho deciso che me li riguarderò tutti. Farò un mega evento dove guarderò tutti i film del Conjuring Universe e riguarderò anche quei due lì perché. Secondo me qualcosina da dire c'è anche. Ah, sì, ieri un congiuriano ha detto che Get Out è il peggior film della storia cinematografica e Annabelle invece è un capolavoro. E vabbè. Quindi, quarto punto. Al congiuriano piacciono i film di fantasmi. Tratti da storie vere, quindi non sto dicendo che al Congiuriano piacciono i film di fantasmi, a me piacciono i film di fantasmi. Ne ho visto giusto ieri sera uno bellissimo che è un cult che non avevo mai visto, che è The Haunting, in italiano come si chiama? Cazzo, scusate la mia mente, la mia mente ormai è andata, spero che non sia una cosa. Gli Invasati si chiama. Di Robert Wise, e veramente ve lo consiglio tantissimo. Altro che The Conjuring, me l'hanno consigliato. Ringrazio tantissimo l'amico che me l'ha consigliato. Era una lacuna enorme che io dovevo colmare. L'ho colmata. Ne ho tante altre da colmare, ma sinceramente va bene così. Insomma, non me ne frega assolutamente nulla. Ritengo comunque di essere una persona molto capace di leggere o capire i film e capire il cinema. Al di là della quantità di film che ho visto, e continuerò a ribadire il fatto che non sono così. Non ho così tanti film sulle spalle, ecco. Watch film erano. Soprattutto horror, nel senso, non ho tanti film horror sulle spalle. Se Annabelle è un capolavoro, io sono il Johnny Depp e io sono. Bravo, Skull Cage, e io sono Brad Pitt. Quindi se Annabelle è un capolavoro, Skull Cage e Johnny Depp, io sono Brad Pitt. Comunque non mi sorprende, ma è un discorso antico quanto l'uomo, bla bla bla. Quindi il punto è, non è che ti piacciono i film di fantasmi, perché piacciono anche a me, ma ti piacciono quelli tratti da storie vere. Anche qua c'è un gioco. Cioè, quello che un film di fantasmi non può essere tratto da una storia vera, perché i fantasmi non sono veri finché non si dimostra l'esistenza. Quindi. C'è un po' di analfabetismo funzionale nel dire mi piacciono i film di fantasmi tratti da storie vere, cioè sei così tonto che non capisci che ti stanno pigliando per il culo, cioè il marketing di quel film ti sta pigliando per il culo. Poi, quinto punto, per capire se, o quinto fondamento per capire se uno è congiuriano o no, il congiuriano pensa che James Wan sia il miglior regista di horror mai esistito. E qua vengo ai punti che hanno appunto citato anche Watch Film e altri. Il congiuriano è convinto che James Wan sia un genio assoluto. E qua non va bene. Le persone devono iniziare a capire l'italiano, il senso delle parole, il significato e il peso delle parole. Se uno dice che The Conjuring non è un capolavoro, non sta dicendo contemporaneamente che The Conjuring è una merda. Io mi ritrovo sempre in queste situazioni in cui io dico no, The Conjuring non è un capolavoro e le persone dicono
vabbè, ma non è mica una merda. Io non ho detto che è una merda. Cioè, imparate ad ascoltare le parole, imparate ad ascoltare l'italiano. Porco di quel maledetto. Ok? E io sto facendo questi fondamenti, sto elencando questi fondamenti per farvi capire quello che da ormai anni dico, anzi, anni, un annetto, due che ho iniziato questa mia scherzo battaglia contro i congiuriani, perché non li odio, li compatisco semmai. Poi il congiuriano, punto numero 6, ha un cugino, un amico o un conoscente che ha avuto un'esperienza paranormale. In questo punto chiaramente si evince l'idiozia della persona, la bassezza culturale e anche quello che è uno dei fondamenti importanti per definire un congiuriano, cioè il fatto che il congiuriano non segue il cinema horror per la passione del cinema o dell'horror, ma segue questi due generi, questi due temi, perché è affascinato, è attratto dal mondo dell'occulto, del soprannaturale. Quindi non riesce a scindere queste due cose. Allora, io a livello personale non sono attratto dal mondo del soprannaturale, non sono attratto dal mondo dell'occulto, ma in termini cinematografici lo sono molto. Mi piacciono tantissimo i film horror con temi legati al mondo dell'occulto e del soprannaturale, fantasmi, eccetera. Ribadisco, ieri ho visto il film di Robert Wise, Gli Invasati, che è un cult del 1963, è un bellissimo film e lo consiglio tantissimo. Il tema del soprannaturale è trattato in un modo molto elegante, molto sensato. Sesto e ultimo punto che definisce il congiuriano, poi non venitemi a rompere i coglioni che non avete capito, perché non decidete voi che cosa significa congiuriano o no, lo decido io perché l'ho inventato io. Punto. Il congiuriano. Il sesto punto è: mi passi il link per vederlo, e questo è un po', questa è l'estrapolazione di una frase che il congiuriano posta sotto, spesso sotto i film, sotto le notizie di film, sotto gli articoli che pubblico io sui vari gruppi social, eccetera. E quindi definisce anche un po' la bassezza morale del congiuriano. Il congiuriano, che dice tanto di amare il Conjuring Universe, l'ha visto tutto su Alta Definizione o un altro sito di questo genere dove viene illegalmente caricato. Quindi il congiuriano non ha neanche capito l'intelligenza di capire che si ama un franchise, come io potrei amare per esempio Phantasm, non ha neanche la decenza di dire io lo amo e mi pago il DVD, il Blu-ray o il biglietto del cinema o il noleggio digitale legale. Quindi questi sono i 7 punti. Mi sono spiegato? Spero. Adesso leggo un attimo i vostri commenti, poi magari parliamo anche da altro e poi ritorneremo poi sui congiuriani. Dicevo, il congiuriano, il Watch Film dice, il congiuriano definisce un film come The Conjuring un capolavoro horror contemporaneo, ma non ha mai visto Hereditary, che comunque è contemporaneo, The Witch, Relic, tra l'altro, che è un bellissimo film che abbiamo visto in anteprima. Alcuni che mi hanno seguito, seguitemi perché io vi tengo aggiornato su un sacco di cose e mi tengono aggiornato a me, i miei supporter, e quindi diventa tutto un lavoro di squadra alla fine. E per questo ringrazio, oggi cito solo loro due, però ringrazio anche tutti gli altri. Ringrazio Lorenzo Sorrentino e Dante Lucifero dal gruppo Telegram, perché sono veramente super super sul pezzo sempre. Cioè sono Sorrentino, scusate, Lorenzo Sorrentino, perdonatemi il lapsus, mi era sembrato di averlo detto male, infatti, e mi sono corretto. Quindi seguite il gruppo Telegram, seguite tutto quanto, bla 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 bla. Comunque, anche se non li capirebbe perché apprezza solamente i film dove si gioca sui classici escamotage, jumpscare tratto da storie vere, eccetera. Sì, in realtà The Conjuring è un film di una basilare, di una semplicità mostruosa, ma è anche girato molto bene con una serie di aspetti tecnici molto curati e diciamo con film di genere, con quella
bravura tecnica, fa la sua porca figura, tant'è che è diventato molto noto, ecco. Cioè, ha reso, diciamo, anche molto commerciale un genere che era di nicchia prima, capito? Cioè, qui, poi dopo qua si possono aprire mille discorsi. Vabbè, poi c'è un congiureno che ha detto che The Get Out, scusate, che Get Out, il film di Jordan Peele, è un film orrendo, il più brutto della storia del cinema. Ecco, già, ecco, un congiureano potrebbe essere uno che si esprime in termini assoluti come questi con molta facilità. Cioè, un conto è dire che i film di De Sica e Boldi sono i peggiori della storia del cinema, non ci vai troppo lontano anche se stai generalizzando e stai dando... stai facendo un'affermazione molto estrema, però non ti allontani molto, ma dire che Get Out è premiato e apprezzato da critica e pubblico in tutto il mondo, cioè puoi dire non ti è piaciuto, non è il tuo genere, non lo ritieni un capolavoro, certo, sono tutte cose a considerazioni accettabili, ma dire che è il peggior film della storia cinematografica è un po' da congiuriani, insomma. Vabbè, ma poi se gli piace Annabelle, e se Annabelle è un capolavoro, l'abbiamo già detto. Comunque, se non mi sorprende, ma da sempre la massa segue ciò che le grandi distribuzioni propinano. La differenza è che una volta c'era più gente che rompeva le palle, e questi erano intellettuali, pseudo-intellettuali. Oggi, se vuoi lavorare e mantenere il tuo lavoro, devi però posare come ha fatto Juan. Si devi, ma sì, allora, se vuoi fare i milioni che ha fatto Juan. One non intendo, ragazzi, cioè, non intendo quello di Bim Bom Bam, mi raccomando. Non One di Bim Bom Bam, One di Bim Bom One è un mito assoluto, cioè. Sto parlando di James One, non di One di Bim Bom Bam, il nostro amico rosa. Comunque, se vuoi fare i milioni e sei bravo come James One, forse ce la fai. Oh, è bravo, non, perché devo ribadire queste cose, perché sennò sembra che se non dici una cosa vuol dire che implicitamente ne hai detto un'altra. No, non è vero, l'italiano non è questo. Gesù è il miglior regista dell'horror, non lo è, infatti, ma conoscono Kubrick, Ari Aster, Dario Argento, dei bei tempi, Mario Bava, ma anche minori, esatto, meno conosciuti, Lucio Fulci. Che sono registi che sono stati sempre sputati in vita e mo' per fortuna anche grazie a persone che li hanno difesi in vita e in morte e tuttora li difendono, stanno risorgendo. Infatti è uscito anche un bellissimo documentario su Lucio Fulci. Sì, erano sette, penso di averli letti tutti, perdonami se l'ho saltato qualcuno, non credo però. Gli invasati di Robert Wise va visto al buio e con le cuffie. Mamma fa una paura, bravo! Ma fa una paura, ragazzi! Cioè. Beh, e lì la grande capacità di costruire la suspense e con elementi di linguaggio cinematografico. Non una suora del cazzo dietro a un fottuto quadro che non fa paura, fa ridere, cioè. Te lo fa mosciare proprio. Perché. Cuffia. Sì, all'avanguardia. Sì, l'uso del sonoro, ma è pazzesco. Guarda, mi vergogno tutto quello che volete di non averlo mai visto. L'ho visto ieri sera. Io ribadisco, quello che faccio io qua è portare avanti un discorso di filosofia con cui guardare il cinema. Non ho mai detto di essere un cinefilo di quelli che hanno visto tutti i film o anche i capisaldi di averli visti tutti quanti, anche perché poi capisaldo, se vai a parlare con un critico, cioè non lo conosce quel film lì, cioè vi assicuro, io conosco critici di 80 anni che sono molto competenti e del mondo dell'horror se ne fottono allegramente, quindi. Non vuol dire che non capiscano un cazzo di cinema, vuol dire che puoi approfondire poche cose nella vita. Se vuoi anche vivere, avere lo spazio di vivere. Get Out capolavoro. Ma capolavoro non. No, però ci sta che uno dica capolavoro, nel senso è molto più credibile per
Per me no, però comunque è un grandissimo film. Soprattutto se lo si paragona, cioè se lo si incala solamente nell'universo del cinema di genere, allora sì, capolavoro, tra i capolavori. Get Out ha gettato le basi per un nuovo tipo di horror stampo afroamericano. Sì, diciamo più che altro non è Get Out che l'ha fatto, è proprio Jordan Peele, cioè nel senso che tutto quello che lui fa. Giustamente usa degli attori di colore perché lui è nero. Perché cazzo dovrebbe usare degli attori bianchi? Cioè, si identifica con le persone nere, guarda caso, perché lui è nero, quindi è giusto così. Poi ci può anche stare che faccia un film con un bianco perché ha deciso di fare un film che parla di una situazione tipica in cui sono i caucasici a essere protagonisti in quella storia lì, ma io penso più che il film in sé è proprio lui che porta avanti neanche un discorso politico, sociale. Semplicemente lui è nero e quindi fai film con i neri, cioè. Ma sarebbe assurdo, per esempio, se io domani mi metto a fare un film e la prima cosa che faccio è pensare, ok, voglio tutto il cast di neri. Perché dovrei? Cioè, non mi verrebbe mai in mente di farlo, ma se mi proponessero però di fare un film ambientato nel Bronx. Allora direi, beh certo, dovrò scegliere un cast di neri. E lo faccio anche volentieri, per carità, ma se devo inventarmi un cortometraggio mio fatto in casa, non è che vado a cercare gli unici tre amici di colore che ho e gli dico, poi per favore recitare il mio film, perché il mio primo film, guarda, lo voglio fare con un nero, ma che cazzo vuol dire? Cioè, quindi non, secondo me non è proprio neanche una grande volontà. È più una consapevolezza che acquisisce lui dopo, rendendosi conto che la sua fama ha un potere, il potere è quello anche di cambiare le persone, cambiare la mentalità delle persone. Più che altro abituarsi all'idea che le persone possono essere di qualsiasi colore e non vanno giudicate dal colore, dai gusti sessuali, stavo per dire dalla religione, ma io le persone le giudico dalla religione, nel senso che per me le religioni non dovrebbero esistere. Però comunque io le rispetto. Vuoi essere religioso? Fai il cazzo che vuoi, basta che non mi intralci. E io non intralci te, ovviamente. Grande Dante Lucifero. Ti ho citato prima, eh? Michele Soavi nel posto giusto al momento giusto, ma non l'ho capita questa affermazione. Comunque Michele Soavi è un grandissimo regista che poi purtroppo è andato sulla fiction televisiva, ma ai tempi in cui in Italia si faceva anche, si investiva tanti soldi, si investivano tanti soldi nella fiction televisiva, quindi c'erano anche cose potenti e i registi erano affermati. Affermati nel senso erano conosciuti. Michele, eh? Ciao a tutti, di che sì. Ho appena finito di elencare le 7 regole per individuare il congiuriano. Adesso stiamo parlando di Jordan Peele. Cioè, mi hai citato come congiuriano? Ma figurati, guarda che mi offendo, figurati. No, ti ho citato come uno insieme a Lorenzo Sorrentino, che come uno di quelli del gruppo, mi perdonano gli altri se non li cito, più attivi nel segnalare le novità sia un video che uscite di film, e ribadivo quanto comunque seguire me significa anche seguire un lavoro che in un certo senso è un lavoro di squadra, dove i membri della comunità. Quando dico i membri della comunità mi viene in mente Arga, la città dove è ambientato Midsommar. I membri della comunità siamo tutti vestiti di bianco e la domenica scoteniamo un congiuriano e gli diamo fuoco. Sto scherzando, io voglio bene ai congiuriani, come si potrebbe volere bene per esempio, se tu sei un fattore, un contadino e hai un ciuccio nella stalla, un asino, ecco, come il fattore, il contadino vuol bene al suo asinello, io voglio bene al mio congiurianello. Lorenzo è un drago veramente, sì, è molto informato.
sia io che lui scriviamo uscite. Adesso non ti vantare, caro Dante. Sto scherzando, ovviamente. Fai bene a vantare. Ognuno si deve prendere i meriti che ha. Una pagina diversamente simpatica ne ha sparata un'altra. Ultimamente Dante è in modalità flame pesante, si mette a litigare con tutti. Non faccio nomi, va bene. Ma io sono per il perdonare sempre tutti. Vai, Gonz, troviamo un congiuriano e andiamoci dentro. No, no, vogliate bene al vostro congiuriano. Cercate di capire che non ci arriva, non ce la fa, non fa per lui, che vi devo dire? Comunque dopo aver parlato un po' di congiuriani e aver risposto anche un po' alle vostri commenti, volevo leggere anche un po' di novità, se c'è qualche novità. Per esempio, proprio così al volo, ve ne dovete andare, arriva in streaming l'horror con Kevin Bacon e Amanda Seyfried. Che figa Amanda Seyfried, scusate se mi... Kevin Bacon, ragazzi, io ho un'affezione pazzesca per Kevin Bacon, lo adoro. Non conosco questo trailer, però arriva su Chili, però Chili, ragazzi. Non mi esprimo perché non voglio esagerare, però per ora non sono molto convinto. I videogiochi horror che devi... Ok. Un articolo su Daria Nicolodi, purtroppo hanno dedicato veramente pochissimo spazio a Daria Nicolodi, che io dico attrice che ha partecipato a 3, 4, forse anche di più film super famosi di Dario Argento, quindi direi un'attrice piuttosto nota. Mi hanno detto, io non guardo la TV generalista, mi hanno detto che non aveva fatto neanche 2 secondi al telegiornale su questa attrice, tutto per far... l'ennesimo servizio su Maradona e ho capito che Maradona nel suo campo è stato forse il giocatore più forte del mondo. Però, cioè, non è giusto solo per fare un po' di views in più, un po' di ascolti in più, cioè, 2 minuti sulla Nicolodi la potevi fare, un grandissimo stronzo, direttore di qualsiasi telegiornale di merda. Niente, non ci sono grandi notizie dalle mie risorse, andiamo a vedere qua nelle notizie americane. In futuro farò qualche diretta horror con Remotored che fa una paurissima, ragazzi. Io faccio mea culpa sui videogiochi, ultimamente non sto riuscendo a farli. Tra l'altro l'Xbox che mi hanno venduto è l'unica buggata di tutta la storia delle Xbox Serie X. Qui mi sento insomma... Fare un ammonimento, si può dire così, non so se si può dire, a GameStop, perché comunque si stanno sbattendo, ma dopo un mese dovevano trovare un modo per darmi un'altra console e non lo stanno facendo e io penso che se no, questa situazione non si risolve, probabilmente andrò a fare un po' di casino nel negozio con una mazza da baseball. Perché non esiste, comunque non sono miliardi, però sono 500 euro di Xbox che non funziona, che continua a crashare. Ho chiesto sui gruppi Facebook, non va, cioè gli altri va, sono l'unico a cui non va, quindi andate a fare in culo, ma proprio di cuore. Cioè, e non me ne frega un cazzo delle scuse, ecco. Poi vedremo, insomma, inizieranno a girarmi i coglioni se non si muovono, poi... Non è che io sia questo grande influencer, però come tutti i clienti ho il diritto di lamentarmi. Amanda Seyfried è figa, lo sappiamo. Comunque il congiuriano è come lo scemo del film. Mi ha sempre fatto ridere questa definizione. Il congiuriano è come lo scemo del villaggio, gli si vuole bene, farebbe strano se non ci fosse. Esatto. Solo che i congiuriani sono tanti, questo è il problema. Ma come sono tanti anche i terapeutisti.
In futuro farò qualche diretta horror con Gialetto, tanto amore per Dario Nicolodi, è vero, io ho un amico concigliano che mi ha detto che The Babadook è il peggior horror che ha mai visto. Ovviamente siamo diventati amici prima di sapere ciò, puoi sempre togliergli l'amicizia. Ma no, mamma mia, penso che sei scoppiato, ho una motosega. Calcola che uno dei miei film. Scusa, che uno dei miei film preferiti. Ah, ok, è uno dei tuoi preferiti. Beh, Babadook è uno dei preferiti di molti. Non è tra i miei preferiti, però mi piace. Avete presente il meme di Batman che schiaffeggia Robin? Ecco, mettete me al posto di Batman e il congeriamo al posto di Robin. Però niente violenza, ragazzi. A proposito di violenza. Sta per arrivare sui vostri teleschermi una sorpresa anticongiuriana che non potete immaginare. È qualcosa di strepitoso che ogni vero anticongiuriano dovrebbe possedere. È una cosa da collezionare sul pre-ultra limited edition che potrete acquistare. Penso che settimana prossima potrebbe venire svelata, quindi tenete bene le orecchie aperte se vi interessa. Non siete obbligati a avere un pezzo così pregiato nella vostra casa. Non vi dico che cos'è, però è molto anticongiuriana ed è molto figa. L'ho fatta insieme a un altro brand che ama, non aprite questo blog. Lo ama proprio, infatti è nata un'amicizia, una collaborazione stupenda. Tenete le orecchie aperte, anticongiuriani. Ti voglio vedere in versione zombie con banjo alla mano alla tanga di stop. No, devo dire che il commesso si sta sbattendo, poi avrà anche altri cazzi e sono un po' finito nel dimenticatoio. Però ragazzi, cioè, ho speso 15, cioè, 15 euro, stavo dicendo, ho speso 500 euro in anticipo per averla al day one. Ora siamo al day. Tra 4 giorni siamo al day 30. Cioè, e non ho un cazzo tra le mani, e non che vorrei averlo in senso letterale. Non ho niente con cui. Cioè, per fortuna ho la PlayStation e mio figlio gioca con la PlayStation, se no eravamo. Se avessi venduto la PlayStation, sarebbe. Cioè, mi hanno pure chiesto se volevo dare dentro la PlayStation 4 per scalare il prezzo. Cioè, se io avessi dato dentro la PlayStation 4, ora non avrei neanche il lettore per i film. E capite che a quel punto mi incazzerei di brutto. Che poi diciamo una cosa, l'Xbox Serie X, io ho preso la Serie X apposta perché c'è il lettore 4K dei film. Capito? Io l'ho presa per i film fondamentalmente, perché comunque un lettore Blu-ray 4K costicchia su Amazon, un vero lettore 4K, e quindi ho detto, vabbè, sai che c'è? Faccio una spesa che ci metto dentro anche i videogame. Quindi mi sono tenuto comunque la PlayStation 4 per fortuna. Per fortuna, ragazzi. Comunque, visto che siamo un pochino di più del solito oggi, vi voglio ricordare una cosa, lo potete fare anche in questo momento. Se vi abbonate al canale, non come c'è scritto lì con i 4 euro, 5 euro non mi ricordo, ma con Prime, se aprite il menu andate sotto, vedete, c'è scritto abbonati gratis con Prime. Con Prime, se avete già il Prime di Amazon, Prime Video, non pagate nulla e vi abbonate al canale. Questo cosa significa? Che a me arriva una piccolissima quota, ma importante se moltiplicata per tanti, e a voi non costa nulla e potete soprattutto. Non so se si può già dalla prima. Si può fare l'abbonamento per 3-4 mesi, quindi poi non ci pensate più. Fatelo. Se volete, fate direttamente quello dove mi date i soldi. Oppure diventate Patreon, che i Patreon. Io i Patreon li amo. Io i miei Patreon li amo. Per ora sono solo due, però li amo meglio perché ho più amore per due. Io ho letto alcuni commenti idioti riguardo al passaggio in TV del film La Casa 2, i congiurati sono ovunque. No, beh, non, La Casa 2 non si può toccare, ragazzi, non si può toccare.
La casa 2 non si può toccare. La questione vuota. Cosa ne pensi della questione dell'anno prossimo? I film contemporanei nel cinema e in digitale? Ah, bella domanda. Bella domanda, guarda. Sarebbe da fare una live esclusiva su tutto il mondo del cinema in sala, cinema on demand e cinema on video. Ok, grazie per lo screen. Patreon here, grande. Bravo, infatti Watchfilm è un Patreon e lo ringrazio tantissimo, anche da un po' di mesi, e quindi lo ringrazio tantissimo da un po' di mesi. Allora, è un discorso davvero complicato e io penso che chiunque sputi fuori un giudizio senza rifletterci almeno un minuto, sia un congiuriano. Quindi attenzione, ragazzi. Ogni questione ha un peso e una complessità diversa. Non è la Juve ruba? Sì, ruba, è facile. Non è così semplice invece il discorso. Adesso non si offendano i juventini, che vi voglio bene. Mio cognato è juventino, gli voglio un gran bene, quindi non vi offendete. Però appunto la questione cinema film è complicata perché la questione economica è un problema economico. Ecco, no, Juventino se n'è andato, eravamo 11, siamo 10. Scusa, scusa, Juventini. La questione è complicata perché il cinema è una macchina economica come tutte le cose, come i videogame, quindi deve in qualche modo guadagnare, ok? Quindi non iniziamo a rompere i coglioni su queste questioni qua. Ma soprattutto io mi chiedo una cosa, ma se in Italia scaricano tutti i film illegalmente, perché gli ero del culo? Eh? Io ve lo dico perché gli ero del culo, perché già mi sono fatto un ragionamento. Ve lo dico io. Per la questione, allora sappiate che i film, quando vengono mandati, quando vengono la bobina del film, il file, perché una volta magari era la bobina, adesso è un file, vengono mandati alle sale di proiezione, fanno un giro mano in mano, passano da mano in mano, arrivano, partono dagli Stati Uniti, che è il maggior distributore di cinema, e fanno tutti dei giri. Capite? Quindi finiscono in mano, in mano, in mano, in mano a qualcuno, finché poi alla fine diventano. Ci sono i cosiddetti leak, no? Vengono leakati e messi nel mercato illegale. Quindi c'è tutto il tempo di metterli nel mercato illegale. Con questa manovra che faranno le grosse case di produzione, il film uscirà in contemporanea e non uscirà dalla casa di produzione fino al giorno in cui sarà proiettato e messo online. Quindi ci sarà molto meno spazio, perché secondo me qua dietro c'è una manovra per combattere il meccanismo della pirateria molto forte, perché loro hanno detto: ok, cambia il mondo, sta cambiando il mondo, cambiamo questo, ma adesso dobbiamo tutelarci da sti grandissimi figli della mignotta che ci rubano i film. Quindi ci sarà meno leak, perché ci sarà meno range di tempo tra quando viene messo fuori e quando viene venduto. Quindi probabilmente il film sarà più facile che le persone che lo guardano in modalità illegale lo vedranno dopo. Quindi, a differenza di adesso, che lo vedono prima, non sarà più così. Lo vedranno dopo, sempre in maniera illegale, perché verrà in qualche modo grabbato, perché sarà molto difficile impedire lo screen recording. Quindi un conto è dire: io mi sono, qualcuno mi ha passato il file in maniera illegale e vabbè. Ma lo screen recording, come cazzo lo eviti? Cioè, è inevitabile, soprattutto a casa tua, capito? Quindi io mi metto il mio schermo in registrazione, poi oh, ci saranno anche dei metodi, che ne so. Detto ciò, che cazzo si lamenta sta gente che i film neanche li paga? Cioè, vanno tutti a cercarli illegalmente. Ma sono ridicoli. Sono ridicoli. Detto ciò, io ho le mie idee su questo mondo. E io, per esempio, avevo un'idea fantastica che ve la posso anche dire, perché non è che ci potrei mai guadagnare non lavorando nel mercato. Io avrei fatto questa cosa qua, che è una cosa che rialza anche il mercato dell'home video.
Avrei fatto in modo che chi compra il biglietto della visione digitale, ma a questo punto anche del cinema, quindi grazie a quel biglietto che compri al cinema, dentro tu hai un codice, e quindi anche il biglietto che compri in versione digital dello streaming legale, tu puoi avere scontato il prezzo del biglietto o una parte del prezzo del biglietto della visione dalla versione home video. Io avrei fatto questo. Quindi se tu la usi bene, se tu non la usi, cazzi tu hai perso i soldi. Cioè, nel senso, in questo modo tutti quelli che compreranno il film dopo, stai sicuro che un buon 80% se lo guarderanno volentieri al cinema o in anteprima, perché a tanti piace vedere i film prima e non aspettare 6-7 mesi per vederlo in un video. Per cui questa era una mia idea che avrei, se lavorassi nel settore, avrei proposto, e sicuramente un'idea da valutare. Poi non dico che non possa avere delle controindicazioni, anche perché non lavorando nel settore qualcuno potrebbe dirmi: eh no, ma se fai così, bla bla bla, può essere. Però è un modo per tenere vivo comunque il mercato dell'home video, che a me interessa, a Dante interessa, a Watchfilm interessa, a Thomas e Sara interessa e tutti gli altri. Guns, ma alla fine The New Mutants. Ma guarda, io ho appena comprato un pacco da 6 Mutants di H&M, e quindi sono a posto così. Per ora non ho bisogno di New Mutants. Che è un mio modo, diciamo, una mia allegoria per dirti che non guarderò quel film, a meno che non mi capiti veramente per sbaglio. Ma se no, ma proprio non me lo sogno neanche di vedere quella cacata. Ma se noti, tutti si stanno buttando molto sul digitale. Warner con questa manovra, Disney la stessa, Midnight Factory con il canale Prime e altri. Sì, sono d'accordo, ma sappi una cosa: non si stanno buttando sul digitale tutti con la consapevolezza che quell'operazione è efficace. Si stanno buttando tutti come prova. Punto. Quindi provano e poi tireranno le somme. Quindi, se voi ci tenete a quel tipo di cosa, la dovete incoraggiare. Se non ci tenete, la dovete non boicottare, ma non usarla. Insomma, se preferite il vecchio, ma potete anche, io quello che vi dico sempre: voi potete anche scrivere a CG, a Midnight, anche a Movies, Digit Movies. Movies non distribuisce più, però a Digit Movies, Tetro Video, voi potete scrivere con grande educazione e stima, dire le vostre idee con grande umiltà, però, eh? Non è che dovete andare lì e dire: secondo me fate così. Dite: ma io ho pensato che secondo voi è una cosa. E poi potete dire tutto quello che volete a tutti, anche a Warner. Tanto Warner non vi risponde perché non gliene frega un cazzo di voi, ma le altre invece gliene frega. No, scherzo. Non lo so, no, non è vero che non gliene frega un cazzo, però è così grande che è difficile farsi notare, no? Da una grande. Infatti a me Warren non mi ha mai cagato di striscio, per farvi capire che non ha neanche bisogno degli influencer, o comunque non crede in questo tipo di promozione. Invece io penso che sia, al di là dei risultati che può avere un influencer, un micro influencer o un influencer che ha 3 follower, penso che comunque sia giusto far sì che si creino delle discussioni in sottofondo, anche semplicemente mandando un DVD o mandando uno screen per vedere il film in anteprima. È un influencer comunque che ha voglia, che sia piccolo o grande, che ha voglia di fare questo mestiere non pagato per il passione del cinema, crea discussioni, crea è come se accendesse delle piccole discussioni che poi si propagano. E quindi secondo me è sempre positivo. Quindi anche voi potete essere influenti, lo dico sempre, soprattutto di Midnight, ve l'ho detto e ve lo ripeto: loro ascoltano tantissimo gli utenti,
Forse ascoltano di più gli utenti che me o un qualsiasi altro YouTuber che fa le recensioni. Assolutamente. Di sicuro non ascoltano quelli che si fanno pagare per fare gli articoli o le recensioni. Si vede che ascoltano gli utenti, infatti. Ecco, se non vi ascoltano, vuol dire che quel film che voi avete chiesto, l'avete chiesto solo voi. E quindi voi dovete capire che non possono mettere in piedi un lavoro di mesi per far uscire un film che comprereste solo voi. Cioè, cosa fanno? Allora ve lo vendono a 10.000 euro e sono a posto. È chiaro che devi interessare alla massa. Poi ribadisco una cosa. Midnight Factory fa uscire un sacco di cose fighe, e qualche volta cose pessime o non tanto belle. Voi dovete capire che dietro a questi meccanismi c'è anche una forza maggiore che costringe comunque la casa a comprare anche più film di quelli che sono quelli che loro vorrebbero. Quindi a volte tocca anche far uscire film che fanno parte di una collana, di una serie. Ovviamente non quelli terribili, però non è che si possono far uscire solo capolavori, fanno uscire anche film che magari sono di interesse generale, come può essere The Boy 2, che interessa molti perché comunque il primo film era abbastanza piaciuto a qualcuno. A me non era neanche dispiaciuto tantissimo, soprattutto il finale mi aveva in qualche modo sorpreso perché ho detto, ma almeno non è la solita congiurata e infatti non lo boccio totalmente The Boy 1, anche se secondo me l'attrice sì, di Resident Evil, di The Walking Dead è tanto figa quanto incapace a recitare. Cioè, nel senso, non è proprio così brava a recitare, ecco, è molto figa. Se volete vedere quanto è brava a recitare, guardatevi Dead Race 2, mi sembra una roba ignobile. Però è molto gnocca. Come del resto, tanti attori sono molto gnocchi e non sono tanto bravi a recitare. Cosa che non accade per Robert Pattinson, che è considerato un bel ragazzo, invece in The Lighthouse è un fottuto mostro e ha dimostrato di essere veramente, veramente bravo. Perdonatemi, metto un attimo in pausa e torno da voi. Non mi mollate un cazzo, anzi, chiamate i vostri amici, vostro cugino. Arrivo subito. Eccomi qua, quanto è comodo Streamlabs, ragazzi, ti puoi fare tutte le schermate, le mettere in pausa. Qua che cazzo è? Si è spento? No, mettiamo un po' di musica. Facciamo anche una live in Instagram, non uscite da qua, la faccio solo per attirare la gente. Vediamo se qualche scornacchiato. The Boy 2 è una grande delusione, ne parlo nell'aggiornamento uscito. Allora, ho girato due video ieri, cazzo, piuttosto pesanti. Pesanti nel senso con tanti film, veramente tanti, perché CG Entertainment mi ha mandato la solita tornata di film, tra cui appunto io ho scelto delle cose che mi mancavano e dei cult. E poi mi hanno anche mandato delle cose che ci tenevano che io vedessi, anche non horror. E poi ho fatto un video a parte con le uscite a un video degli ultimi 2 mesi, quindi Midnight Factory, Universal e Eagle Picture, che sono i film che mi hanno mandato. Poi alla fine, come sempre, ho messo quelli che ho comprato su Amazon e delle cose che avevo preso ai mercatini quando ancora si poteva andare, che non vi avevo mai raccontato, quindi ho messo tutto insieme ed è un aggiornamento della collezione. Quindi sono due video. Quello di CG l'ho montato tutto, lo devo esportare e probabilmente lo carico o stasera o domani. Quello dell'aggiornamento della collezione magari tra 2 o 3 giorni lo metto su.
CG Entertainment, ragazzi, poi vedete il video. Comunque, appunto, nell'aggiornamento della collezione parlo anche, e uscite un video, parlo anche di The Boy 2, dico due cosette su The Boy 2, anche alla faccia di chi dice che io non parlo mai male dei film Midnight, insomma, non ne io non parlo male, nel senso che non li insulto, come fangono dei beceri congiuriani su internet che dicono merda, fa schifo, cioè, però posso criticare in modo costruttivo le cose, no? Che cazzo ho toccato qua? Un giorno, se, però, è anche una cosa un po' cattiva. Tra l'altro, parlerò anche di Tiger Are Not Afraid. Insomma, le uscite di Midnight, le uscite di. Ci sono delle belle cose questo mese. Questi 2 mesi. Scusate. Faccio una pausa un secondo. Bevo un po' d'acqua e guardo qualche cazzata su Facebook, così magari mi viene anche qualche spunto per dire. Vabbè. Quello che volevo dire, che ho ribadito prima, no? Anche sul discorso di che film hai visto, che film non hai visto, ci sono tanti film horror cult che io non ho visto e che sarebbe meglio che io veda al più presto. E io sono ben felice di vederli, infatti tante volte dico no, sta cagata, appunto come può essere The New Mutants, non è che non so come si dica, lo dico così apposta. Quel film lì che mi suggeriva prima, non mi ricordo se Skull Cage, sì, Skull Cage, magari può capitare poi il momento che io lo guardo perché mi va, però diciamo tendenzialmente non lo metto nella lista perché io devo sprecare 2 ore per quando ho tanti appunto film notevoli da vedere, come appunto Gli Invasati di Robert Wise. Che è appunto qua davanti sul gruppo Facebook di Non aprite questo blog, entrateci perché lo sto cercando di tenerlo vivo e tenerlo bello divertente, diciamo, utile anche, utile a crescere la nostra cultura di tutti, cinematografica. Dice, ci metto la mano sul fuoco che è meglio della serie Netflix, beh, ovvio, ma tu già che dici serie è come se dicessi, è il prefisso di qualcosa di scadente, di meno di qualità rispetto a un film, cioè è già un prefisso quello. Poi tra l'altro adesso è scoppiata la meme mania contro i congiuriani. Vi ricordo che sta per uscire un oggetto fantastico. Beh, li guarderò dopo questi qua. Aspettate, perché non vedo cosa c'è scritto. Chat in pausa con lo scorrimento. Cosa vuol dire chat in pausa? Ah, ma va, non lo so, ho schiacciato qualcosa che non dovevo schiacciare. Le serie non le riesco a vedere più neanch'io perché o veramente sono dei capolavori o non riesco a stare dietro una serie che allunga il brodo e poi non mi dà niente. Cioè, ci sono film anche magari imperfetti, con problemi di budget, problemi magari qualche attore non bravo, però che hanno una sostanza, ti danno molto di più sia a livello di emozioni che di cultura. Quindi che cazzo me ne faccio di una serie che è fatta e pensata per tenerti lì, incollato e basta, cioè. Oh, state comprando anche voi regali di Natale? Allora vi faccio una piccola. State comprando i regali di Natale? Allora questa è la cosa che io vi chiedo. Comprate tutti i regali di Natale dai miei link. Ve lo copio qua, link Amazon. Comprate tutti i regali di Natale dai miei link. Se voi dovete comprare un regalo anche costosissimo, sappiate che in questo modo, senza che a voi costi niente di più, mi mandate, cioè arrivano a me, capito? Anche cioè, se comprate un cellulare, arrivano, iniziano a essere già degli eurini in più, capito? Quindi io poi vi ringrazierò se mi fate sapere. Se mi fate sapere. Oh, mi dice, guarda, io ho comprato una roba da 50 euro, io ho comprato una roba da 200 per mio padre. Sai, comunque a Natale si fanno anche regali un po' più costosi. Per la mia fidanzata le ho comprato un dildo d'oro fantastico, grosso così. Se non dico una stronzata in 10 minuti,
Comunque, qualunque cosa compriate, comprate quello che volete, guarda, quello che volete, voi potete, i soldi sono vostri, però se lo fate su Amazon, dal link che vi ho dato io qua, oppure lo trovate sul sito di Non aprite questo blog o sotto i video di YouTube, mi arriva una piccola percentuale, questo mi aiuta, per esempio adesso io vorrei tanto comprare la GoPro 9, che è nuova, costa, no, costa 400 e passa. Voi direte, ragazzo, ma invece che comprarti l'Xbox che non funziona, potevi comprarti la GoPro 9. Veramente, guarda, vaffanculo. Perché la GoPro 9, non so se avete notato che nei video che faccio su YouTube, guardo spesso in basso, non sto leggendo il gobbo, capito? Guardo in basso perché lì ho nel cellulare la preview di quello che si vede nella cam, perché la camera, la GoPro 5, non ha il monitor di fronte, quindi non puoi fare le cose in selfie, diciamo, riprenderti e guardarti. A me serve perché se vi faccio vedere l'interno di un DVD o la copertina di un DVD, per inquadrare nel modo giusto, devo avere la. Allora ho detto: vabbè, è uscita la nuova che ha GoPro che ha davanti lo schermo, mi prendo quella. Permette anche di fare le streaming, quindi insomma. E quindi sappiate che se voi comprate su Amazon, io poi ho un buono che posso dire: ah, ok, c'ho 100 euro di buono già tra 490 e 390, inizia essere un prezzo un po' più accessibile. Sappiate che io non sono ricco di famiglia, ma sono ricco di amore per voi, per mio figlio, per il cinema. Quindi, questa è l'unica ricchezza che ho. Per voi che siete gli unici amici che mi sono rimasti ormai con questo lockdown, non ho più. Boh, sono tutti spariti. Nessuno ha più voglia di. Nessuno esce, nessuno fa più niente. Insomma, siamo un po' tutti, no, al limite della depressione. Ok? Quindi fatemi un regalo, cazzo. Va bene, l'ho buttata sul ridere, dai. Andiamo avanti. Io sono tutto vostro. Andiamo avanti. Ma che è? Andiamo avanti ad Oltrano, mi fare la richiesta della. Ringrazio chi ha comprato in pre-order, io penso sia Dante Lucifero, con il mio link ha comprato Bride of Reanimator, bla bla bla, il 2 di Midnight Effect, insomma, bella edizione classica, comprata così proprio senza neanche pensarci su due volte. C'è chi ha scritto: Midnight, stavolta hai esagerato, prezzo troppo alto. Sembra la. Sapete quando. Che cazzo ne so, fate lo scemo con una, la vostra ragazza vi prende da parte e vi dice: stavolta hai esagerato, ti ho visto che facevi lo scemo con quella là. Ecco, questo qua ha scritto sotto un post: Midnight, questa volta hai esagerato, prezzo troppo alto, siete impazziti. Che cazzo vuoi? Ma vai a scaricare i film su alta definizione, che sicuro non hai mai comprato un film in vita tua, zio caro. Leggi i miei commenti precedenti, sono curioso di sapere la tua. Dimmi su cosa, così faccio prima. Bravo Gonze, ci hai visto giusto, con i classi vado in automatico. Bravo, bravo te che hai comprato dal mio link, ti ringrazio tantissimo. Comprerai Come to Daddy? Come to Daddy, Come to Daddy è quello con Elijah Wood? Fammi capire, perché era in streaming legale da qualche parte. E io compro. Ciao Davide Frat, io non compro quasi mai roba che esce perché mi arrivano dalle case di distribuzione, quindi non compro quasi mai film che escono. Se mai compro qualcosa che so che. Per esempio, se so che una casa di produzione non mi ha mandato un film e uno di questi film, per esempio, non mi è arrivato lo scorso anno, è uscito in home video, lo trovate nel aggiornamento della collezione che uscirà in settimana. Questo film non è uscito è uscito in home video, non mi è stato comunicato dalla casa di distribuzione, non me l'hanno mandato. Anche perché a volte, per dire, Universal non mi manda, se escono tre cose horror, magari non me le manda tutte e tre, me ne manda una o due invece che tre quel mese lì.
A volte me le manda tutte, a volte me ne manda una, dipende dalla disponibilità che hanno e dalle scelte che fanno loro, che sono rispettabilissime. Per esempio, una volta sono stati molto gentili, sapendo la mia grande passione per Hitchcock, mi hanno mandato entrambi i cofanetti, quelli bianco e nero di Hitchcock, che tra l'altro adesso vorrei anche riprendere e vedere un po' di film perché sono da rivedere, insomma, ce n'è veramente tanti che non mi ricordo neanche più e sono belli. Poi non durano neanche molto perché i film di una volta duravano meno. Quindi io non compro le uscite, ma se appunto qualche film salta, allora a quel punto so che comunque l'ufficio stampa non è che me lo rimanda a caso, allora lo compro io. E questo film qua ho aspettato veramente tanto. Perché ho detto, aspetto un prezzo bassissimo, c'è stato il Black Friday, l'ho preso a 6,50 euro, un Blu-ray, non vi dico che film è, diciamo, la Marai, il contenitore rosso, l'unico indizio che vi do, è un film che non avevo e ci ho tenuto a comprarlo. Come to Daddy, credo che sia il film con Elijah Wood, non l'ho visto, non ne so molto. Mi interessa vederlo, ma non lo comprerò finché non so bene che destino avrà. Ecco, non sto a buttare i soldi perché rendetevi conto anche di una cosa, che se mi arriva un film io faccio una recensione, quindi faccio un lavoro che richiede anche una certa fatica, soprattutto quando poi non c'è quell'entusiasmo magari di un film bello che ti è piaciuto, eccetera. Quindi sarebbe controproducente per me spendere dei soldi per un film che mi viene chiesto di recensire e poi mi viene mandato gratis. Sarebbe da idioti. Quindi, finché io ho voglia di recensire i film, me li mandano gratis e li recensisco. Ok, se non ho più voglia di recensire i film, allora magari inizierò a comprarli. È proprio un gioco forza cioè, non posso essere così pirla da comprarmelo prima, quindi questo è un po' il ragionamento. Poi è chiaro che se quella film lì mi interessava molto e non mi è stato mandato per una serie di motivi, me lo compro, come è accaduto per questo film bellissimo che mi è piaciuto tanto di 1 o 2 anni fa, non mi ricordo esattamente se del 2018 o 2019. Bravo che hai evidenziato il messaggio, Dante, perché se no non lo trovavo. Con il colore venuto dallo spazio ha fatto un colpaccio, mamma mia. So che ha diviso il pubblico tanto. Io l'ho adorato. PS, quando l'avrò finito, vi dirò anche la mia su Caleb. Ottimo. Intanto vi invito anche a seguire Dante Lucifero sui suoi canali. E sapete che io seguo praticamente nessuno, seguo. Sono amico di tanti recensori, da Il Mattino all'Horror in Bocca, Cine Frank, Alessio Re di Orrore. Ecco, Alessio, beh, Alessio è un monumento nazionale, però appunto seguo praticamente quasi solo Dante e un po' anche Alessio, però appunto. Non guardo i video degli altri, li guardo solo se mi serve proprio qualcosa, ecco. Per esempio, appunto, se mi serve per scrivere una recensione, mi serve per confrontarmi con qualcuno, mi è capitato con Alessio di Ore di Orrore guardare qualche suo video. Invece quelli di Dante io li guardo perché mi piace sentire Dante che cazzo c'ha da dire, quindi è l'unico che seguo, quindi seguitelo. Lo ribadisco, è così, perché a me non piace se io non seguo anche per esempio, ecco, un altro che guardo qualcosina ogni tanto è Frusciante, però appunto dico, non è che seguo, ecco, vi ho detto proprio quelli che guardo ogni tanto. Invece Dante Lucifero non mi perdo neanche un video, questa è la realtà delle cose, ma perché? Non è per snobismo, è semplicemente che ho troppo da fare. Io ho da fare i miei video, ho da dire la mia. Mi interessa cosa hanno da dire gli altri, ma solo pochi. Solo pochi. Cioè, Dante Lucifero, per esempio, lo seguo proprio perché c'è una simpatia nel suo modo di fare i video che a me piace. Proprio è la simpatia. Poi non la vediamo neanche nello stesso modo su un sacco di cose. Per cui. Va bene così, però appunto non ho tanto tempo, quindi se non seguo nessuno, seguo solo lui come video su YouTube. Però
poi il resto, figuratevi le live, non riuscirei mai a seguire. Qualche live entro per salutare, sono entrato a salutare. Se posso, se ho 2 minuti entro a salutare in qualche live. Per esempio, mi piace molto seguire le live quando sono, per esempio, le live di Blockbuster. Non sono live come un po' di cazzeggio, no? Sono live dove o viene presentato un libro, o viene presentato un film, un progetto, e allora lì sì che le seguo, perché magari c'è. Come la volta scorsa Antonio Tentori che presentava il suo libro, cioè queste cose qua le seguo molto volentieri perché sono cose che ti arricchiscono molto di più. Poi vabbè, ovviamente anche le mie live ti arricchiscono, cosa credete? Comunque, il colore venuto dallo spazio è un colpaccio e io, ha ragione Dante, è un colpaccio che CG abbia preso il film in anteprima perché è uscito solo in digital. Scusate un attimo, non entrare, aspetta. Entra. Dimmi, Giona. Ora si sente? Sì, penso di sì. Scusate, dicevo, perdonatemi questo piccolo lapsus, del microfono. Il colore è venuto dallo spazio, dicevo, anch'io mi sono, cioè, mi sono complimentato subito con CG per questo colpaccio, perché è veramente un grande regista, Richard Stanley, che è il regista anche di Hardware. E vabbè, c'è Nicolas Cage che attrae comunque pubblico. E che a noi piace comunque, nell'horror ha fatto delle cose fighissime. A me è piaciuto persino Mom and Dad, quello un filmettino, però mi è piaciuta molto l'idea, l'ho trovata originale, dei papà, dei ma mamma e papà che vogliono uccidere i figli. Cosa volevo dirvi? Ha fatto Mandy, che è un film stupendo, esatto, bravo, l'abbiamo detto insieme. Comunque, Il colore venuto allo spazio è un film che divide perché probabilmente chi è molto esperto di Lovecraft, che ha letto tanti libri, non come me che non ne so praticamente un cazzo, se no, cioè conosco le ambientazioni, i temi e tutto, qualcosa ho letto in passato, ma si parla proprio di poche pagine, e c'è chi ha letto di tutto e di più e quando vede un film tratto da Lovecraft, si sente sempre un po' tradito nelle aspettative, ma io mi rendo conto che per queste persone sia più difficile separare le cose. Io vi dico che comunque Alfred Hitchcock era uno che diceva il libro si fotta, io prendo la storia e ne faccio il cazzo che mi pare. E io penso che questo ragionamento funzioni, nel senso che il film va visto come una cosa a sé. Cioè, io prendo il libro e ne traggo quello che voglio per fare quello che voglio io. Cioè, non è una fotocopia, non è l'audiolibro, che cazzo. Cioè, l'audiolibro è io mi ascolto quello che c'è scritto nel libro con una voce che parla. È un film, quindi io creo comunque qualcosa di diverso e quindi non sarà mai uguale e, non e il libro poi di per sé ha un fattore determinante che un libro letto da 3 persone diverse genera immagini e sensazioni diverse. Quindi,
Che pretesa puoi avere che uno rispetti un libro? Non, secondo me è volutamente non rispettata la volontà dello scrittore, ma è semplicemente trae ispirazione, come appunto Il colore voluto dallo spazio è un racconto di cui ci sono 20 film, se non di più, quindi di che stiamo parlando, insomma? E io non l'ho visto, poi vi dirò il mio parere, ma lo giudicherò per fortuna. O per sfortuna, perché comunque vorrei essere una persona più colta dal punto di vista letterario, ma ho poco tempo e sono pigro, soprattutto sono pigro perché il tempo si trova. Ci proverò comunque, lo giudicherò come un film a sé, che poi sia ispirato a Lovecraft e che lo rispetti nel suo, non me ne frega una bella matamazza, sinceramente, perché per me il bello del cinema è che il cinema, soprattutto quello di genere, è molto dissacrante, è dissacrante, è sempre stato dissacrante, prende, disfa, fa, non gliene frega nulla. Ma un congiuriano non apprezzerà mai il colore, però non apprezzeranno neanche persone non congiuriane, ma magari molto colte, che hanno letto tanti libri di Lovecraft, potrebbero non apprezzarlo, perché l'elasticità mentale non è una cosa che è corrispondente alla cultura. È un esercizio, una predisposizione, un tipo, ognuno di noi ha un'intelligenza diversa. C'è chi arriva facilmente a delle cose, chi ci arriva studiando, c'è chi non ci arriverà mai. Io su alcune cose non ci arriverò mai e su altre sono molto intuitivo. Quindi la divisione per un film del genere ci può stare sempre con grande rispetto per il prodotto, la persona, perché Richard Stanley non è un coglione. Cioè, come fai? Detto ciò, quando lo vedrò ne parleremo meglio. E voilà. Cosa stavo dicendo? Comprate un sacco di regali su Amazon dal mio link, mi raccomando. Sono 1 ora e 20 che sto parlando. Mi bevo un altro po' d'acqua perché poi alla fine. No, alla fine non l'ho messa la musica. No, mi serve un po' di musica, ragazzi, perché sennò. Sennò non ne usciamo più, eh. Qua si è scaricata, si è spenta la. Io spero che CG collabori ancora con Adler perché per portare cose del genere, mamma mia, ci possono garantire bella roba. Eh sì. Come musica propongo la ballata del congiuriano morto. No, scherzo, scherzo, non essere cattivo. Io guarda, non ne posso più di quelli che mi dicono io sono congiuriano perché mi piace il primo film di The Conjuring. Ah, che figata! Il mio amico Emanuele Crivello, che voi sapete essere un mega esperto di Evil Dead Universe. Quello sì che è uno universe da idolatrare. Emanuele Crivello è un redattore di Non aprite questo blog, saltuariamente perché ha anche tutti i suoi progetti. È un amico e mi ha condiviso adesso uno screen sulla Casa 2, commenti fatti dopo che l'hanno trasmesso in TV. Mi ha condiviso. Ha scritto un post che poi me l'ha inviato via messaggio. Come molti sapranno, ieri in TV hanno trasmesso la Casa 2. Intanto cito. E segnalo positivamente, nel senso la Evil Dead Italia, la pagina Facebook, seguiteli, gestita da Emanuele Crivello, editor appunto anche di Non aprite questo blog, esperto di Evil Dead e anche coautore insieme a me del libro di Joe Dante, di Werebook. Ho voluto raccogliere con voi le critiche rivolte al film di più alta fattura, laddove il popolo italiano dei social ha in maniera concisa ed elevata colto gli aspetti salienti del film. No, che ridere. Un esimio critico mi ha addirittura fatto scoprire che Raimi stesso pensa che il suo film sia una stracacata. Devo assolutamente correre a rivedere il capitolo 2 del mio libro, perché lui ha scritto anche un bel libro sulla saga di Evil Dead. Se è comico, non lo guardo. Ma un horror decente quando lo fanno. Cazzo, questi sono da stampare e farci il. Da
La Casa 2 è risultato un film comico, ma cacata. Ma come cazzo scrivono poi? Cosa parla mai visto? Stracacata. Neppure chi ha lavorato dice che sia horror, talmente fa stracacare con la K. Una cacata. Meglio che sta con Bobby Joe, sembra. Come cazzo scrivono? Quello che sta con Bobby Joe sembra la vecchietta dei Goonies. Un film scemo e una stronzata, l'ho visto stasera, ma è comico. Diciamo la verità, è una comica. Questo è quello che io dico, essere essere congiuriani, cioè non. Il punto di partenza è non comprendere che esiste un mondo che è quello della horror comedy, quindi non capire l'intento del film è il primo segnale di analfabetismo funzionale, no? Quindi di congiurianite. Adesso gli mando anche un vocale. Grande Ema, guarda, stavo giusto facendo una live e l'ho letto in diretta, ho letto i commenti in diretta. Fantastico. E intanto qua TV Verità mi ha fatto vedere mentre mandavo anche persino un messaggio vocale. Questo è tutto reale, tutta realtà, ragazzi. Mamma mia, ragazzi, che tristezza. Insomma, tristezza e ilarità insieme, perché è un sorriso amaro questo qua. Genio quello che ha detto che ha fatto stracacare anche Sam Raimi e chi ci ha lavorato. Vero, vero, Danny Iron Fist ha ragione, cioè veramente genio. Cioè, ma cosa si può fare se non prenderli e sterminare? No, non volevo dire quello. Non volevo dire quello, fai bravo. Che roba, che roba. Cazzo ragazzi, che bello. Una bella live comunque, siete stati tanti. Beh, è già finita la canzone. È già finita la canzone. Mettemone un'altra, mettemone. Madonna raga. Che vi devo dire? Bello, Captive State ce l'ho e ho fatto anche la recensione. E l'ho messa su non aprite questo blog perché io comunque lo ritengo un po' horror perché ci sono degli aspetti tipici dell'horror anche se è fantascientifico. Dopo la tua review ce l'ho in collezione che aspetta. Alla faccia di quelli che dicono che la gente non compra i miei consigli. Fateglielo sapere. Anzi, adesso vi do anche un'indicazione. Quando mi postate perché vedete un film grazie a me, o non necessariamente grazie a me, magari lo conoscete già, ma insomma ne parlate con me, oppure vi ho spronato a vederlo, ho spronato a comprarlo, lo avete comprato su mio consiglio, oppure vi mancava giusto il mio parere perché eravate già decisi per comprarlo e poi alla fine grazie al mio parere avete deciso di comprarlo. Quindi non è che per forza ho influito al 100%, ma magari anche solo al 10% nella vostra scelta e mi volete taggare nelle vostre stories, nei vostri post, lo potete e lo dovete fare, che mi fa piacere perché fa sapere anche agli altri quella che è la mia influenza, ma taggate anche il produttore, perché se no non lo sa nessuno. Cioè, se voi taggate me, taggate anche CG, Midnight, il regista, un attore, cioè quello che trovate, insomma, tutto quello che trovate, in modo che uno intanto vi fa bene anche a voi se avete dei profili che volete farli crescere, perché se taggate CG fate sapere CG che esistete, poi se taggate me fate sapere che siete collegati a me. Quindi questo era un piccolo tutorial su come si fanno le citazioni, insomma, se citate non aprite questo blog, fatelo così perché è più utile, nel senso che comunque almeno arriva la notifica. Che dire, ragazzi, io sono quasi. Ma se mi fate andare a prendere un. Ditemi voi, se mi fate andare a prendere un caffè, rimango altri 10 minuti. Se no, chiudiamo qua. Sono contento di sta live, è venuta bene, è venuta utile
E penso che la scaricherò, la proporrò anche su YouTube. Ditemi se siete d'accordo e soprattutto ditemi se vogliamo andare avanti ancora una decina di minuti e cazzeggiare così, tanto le cose importanti le abbiamo dette. Dai, allora faccio velocissimo, vado a preparare, non prepararlo, lo metto un attimo, un minuto nel microonde e torno. Ma no, mi fa ridere questa canzone, dice Ritardat. A chi si starà riferendo? Li trovate su Spotify, Mani Pulite. Sono la colonna sonora di Non aprite questo blog perché non mi viene bloccato il copyright. Sono miei amici, almeno uno dei cantanti è un mio amico, John, che saluto. E infatti l'ho chiesto apposta. A chi si riferisce Ritardat? Comunque sono fighissimi, se cercate i video dei Mani Pulite su YouTube, loro praticamente hanno fatto, avevano adesso, adesso sono mezzi sciolti, non ho capito. Cioè in realtà no, si sono riformati, però all'epoca, qualche anno fa, iniziavano ad avere un po' di successo, avevano fatto un gruppo dove praticamente ogni cantante rappresentava un personaggio politico, e c'era Berlusconi e con le maschere, cioè vi giuro una roba fighissima, alla Point Break. E tutte le canzoni fanno il verso comunque alla politica di quegli anni lì, degli anni precedenti, e insomma fanno abbastanza ridere. Infatti si chiamano Mani Pulite, come il famoso, diciamo, operazione giudiziaria, no? Mani Pulite. Io facevo parte di un gruppo. Ah, io facevo parte di un gruppo, ma stiamo parlando di adolescenza, cioè non di adolescenza, ma. Facevo parte, sì, di un gruppo che si chiama un gruppo hardcore di musica, insomma, musica dura, non rap, che si chiama Rifiuti Umani, figuratevi. Poi dopo io sono andato via dal gruppo, hanno cambiato il nome in RFT, che è una sigla che vuol dire rifiuti. Sì, però è stato l'unico, diciamo. No, poi ho avuto anche dei gruppetti prima, simpatici. Però non sono mai stato un vero musicista, suonavo la chitarra male e basta. Però mi divertivo, insomma, ho fatto qualche concerto, è stato divertente. Ci stava il caffè, mi ci voleva proprio una botta di. Va bene, ragazzi, fatemi l'ultima domanda, le ultime cose che me ne così andiamo. Anche perché non so per quale cazzo di ragione in questa stanza sotto c'è il gelo, si muore. Madonna, adesso l'ho riposto quella cosa di Evil Dead Italia. Ah, quando carico i video, bravo. Allora, ho finito di montare, diciamo, quello su CG. Forse lo carico già stasera perché sono le 3, quindi faccio in tempo a rivederlo un attimo e pubblicarlo. Mentre invece quello dell'unboxing, aggiornamento della collezione, scusate, quello dell'aggiornamento della collezione con uscite on video delle varie case, lo pubblicherò cioè lascio passare 2 giorni almeno tra un video e l'altro. Perché
Per cui per non avere troppa roba tutta uguale una dietro l'altra, però ho deciso che oggi o domani pubblicherò di nuovo il video unboxing della Tetrovideo, lo ripubblicherò su Instagram. Mi spiace per chi l'ha già visto, ma lo ripubblico solo in questo caso, perché Tetrovideo comunque è una realtà molto figa, ma che comunque è di nicchissima. Io voglio aiutarli con più possibile. So che comunque se ripubblico il video farà qualche views in più, cioè nel senso che verrà visto da quelli che non usano assolutamente YouTube, quindi ci sta a metterlo lì, anche se purtroppo voi magari l'avete già visto. Poi niente raga, io vi invito, ecco una cosa che voglio fare. Cercherò di produrre più roba possibile e poi soprattutto chiedo un aiuto a tutti voi nel gruppo Telegram. Se ci volete entrare vi metto anche il link qua nella chat Telegram. Vi chiedo aiuto nel gruppo Telegram. Devo fare il video consueto che faccio ogni anno con i tre migliori film dell'anno, che non sono i tre migliori film che ho visto io in questo anno, ma che sono proprio usciti quest'anno e che ho visto. Aiutatemi perché quelli che non ho visto, se riesco in modo legale a vederli, li guardo, se no dovrò fare una classifica, diciamo, monca, anche se poi in realtà quelli che andavano visti li ho visti. Per esempio, non parlerò dei film che ho visto nei festival, perché io considero l'uscita al cinema, l'uscita ufficiale, quindi non il festival che è una cosa esclusiva. Esatto, quindi ecco, le regole sono queste, non deve essere un'uscita ufficiale al cinema, quindi o cinema o ufficiale in digital streaming legale, quindi su una piattaforma legale. Poi magari mi è venuto in mente adesso, potrei fare una classifica che potrebbe essere carino anche da fare, sia che io faccia la mia, sia una di gruppo, magari con un sondaggio, con le migliori uscite home video dell'anno, visto che siamo quasi alla fine di dicembre, no? Quindi penso che possiamo iniziare a prepararla. Se appunto gente come Dante vogliono aiutarmi nel gruppo a raccogliere un po' quelli che sono i nomi, facciamo sia un sondaggio pubblico. Ecco, potrei fare sia del film, però li voglio far dopo aver detto la mia. Non lo so, vediamo. Comunque farò un video con queste due cose, probabilmente. I migliori film usciti horror nel 2020. Non facciamo la solita battuta che il peggior film horror è il 2020, perché mi ha rotto anche un po' i coglioni. E poi farò anche la classifica delle migliori uscite home video. E non so, adesso che ci sto pensando, potrebbe essere le migliori uscite home video dal punto di vista del film o della qualità del prodotto. È interessante questa cosa, cioè. Potremmo fare gli awards, perché io so che c'è gente che fa gli awards in giro per i social, eh. Ragazzi, gli awards. Volentieri cons, grande. Ma perché Dante è sempre molto, come dire, produttivo, ha iniziativa, ha voglia di fare, si diverte come me a parlare di horror e a fare cose di questo genere, quindi sia lui che facciamo gli NQB Awards, ma potrebbe anche essere un'idea, perché sicuramente sono più di rilievo rispetto ad altri, non so se sei d'accordo, cioè soprattutto se uno se li compra i follower con qualche bot, usa qualche meccanismo, oppure magari fa passare la giornata a fare follow and follow agli altri e quindi così aumenta i suoi follower. Poi quando fa le live c'ha gli stessi spettatori che c'ho io. Yo! Ma no, ma ragazzi, lo dico perché io lo dico come critica costruttiva. Quindi se vi riconoscete in questo profilo, vi do un consiglio. Non fate follow and follow perché è una cosa fastidiosa. Fatevi conoscere tramite la qualità, non usate i bot perché vi riempite il profilo di profili falsi che poi vi danneggiano la vostra qualità, se avete della qualità da proporre. Quindi la mia non è è una critica costruttiva, quindi vi ho dato anche un consiglio. Dai, che potete farcela. Io per esempio non ce la voglio fare, mi vado bene così come sono. C'ho la mia crew. Bello, mi piace la mia crew. C'ho la mia crew di anticongiuriani.
gente che mi segue e che ne sa molto più di me, quindi questo mi inorgoglisce, cazzo. Vuol dire che allora ne capisco. E mi raccomando, arriva un oggetto particolarissimo tra poco, anticongiuriano, da collezione. Secondo me è da collezione. Fate Bobis. Grazie, un abbraccio a tutti, è stato veramente bello, bella live. Per i miei numeri super popolata, ma poi sempre i friend, sempre più friend, anche quelli che inizio a vedere più spesso. Dani. Vabbè, tutti, Skullcase, Dani, Dante, Thomas, Davide, vediamo se riesco a citare. Ma non posso vedere purtroppo chi c'è in live, vedo solo i commenti. Per cui se volete salutarmi, salutatemi, vi saluto dicendo il vostro nome, così almeno sembra più. Ciao, alla prossima, grande Dani Iron Fist. Chissà se posso vedere da qualche parte i partecipanti. Vabbè, vi lascio con un po' di musica. La lascio in coma, se la capo con la coma la riporto con la tema, scegli una strada Buona stera, domenica a tutti, con la santa, tutto buon pieno, horror a tutti, seguitemi su Instagram, Facebook, Grande Sara, gruppo Facebook, YouTube e ovviamente su Twitch, abbonatevi e se volete diventate patron e se volete diventate miei fidanzati e fidanzate. E facciamo una mega orgia. Non so se si può dire. Forse mi banneranno. Guardate, sembra che la testa sia staccata. Quanto sono scemo, ragazzi. Ci vediamo presto. Mi si è gonfiato un occhio, ragazzi. C'è detto ti amo. Oh, per mano. Vabbè ragazzi, ho fatto lo scemo abbastanza, vi ringrazio tantissimo, buona serata.